Tanto di cappello per il Festival Storie presentato a Montappone nel bellissimo Museo del Cappello, che quest'anno sfodera un'edizione super, la quarta dell'appuntamento itinerante dedicato ai piccoli paesi e nato dall'esigenza di ripartenza dopo il sisma, che vanta 24 eventi culturali in 6 mesi in 12 comuni marchigiani e parte da Ortezzano e arriva fino a Penna San Giovanni a dicembre, con l'imprimatur affidato dai direttori artistici Saverio Marconi e Manu Latini a Valentina Vezzali e Natascia Stefanesco, con big del calibro di Federico Buffa, Andrea Zorzi, Sergio Muniz, Amanda Sandrelli e Neri Marcore, che il 24 luglio sarà a Belmonte Piceno per un ricco cartellone fatto di spettacoli, prosa, musica e incontri, animando teatri, piazze, luoghi di cultura delle aree interne svantaggiate. Presentato nel suggestivo Museo del Cappello di Montappone, il festival ha visto la presenza, oltre che del padrone di casa, Mauro Clementi, dei primi cittadini di Belmonte Piceno, Montefalcone Appennino, Ponzano di Fermo, Loro Piceno, Grotta Zolina, Monte San Martino, Montefalcone Appennino, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano. Tutti insieme per un festival divenuto una realtà. 12 comuni, quindi si cresce, si fa rete, si fa insieme con passione, con l'amore per il nostro territorio, per i nostri borghi, cercando di proporre un cartellone condiviso che accomuna tutti, che mette insieme appunto tutti questi 12 comuni, una proposta interessante. Un contenitore a 360 gradi che si snoda tra incontri, prosa, lirica e racconti. È questo il modo per appunto raccontare il nostro territorio, raccontare la nostra voglia di fare cultura, perché la cultura ci rende liberi, la cultura ci appassiona e ci amplia la vita. Sì, sono molto contento perché è una cosa che mi ha chiesto Fabio Paci l'altro anno. Dice: vorresti fare il direttore artistico? Io gli ho detto subito sì, perché è un'iniziativa particolare che sicuramente ci avrà un futuro importante, quindi sì, è importante dover fare questa mia presenza come direttore artistico. Maestro, 12 comuni insieme. 12 comuni sono una cosa enorme. Io spero che questo 12 diventi 24, 36 e vada avanti, perché ce ne sono talmente tanti di comuni, borghi meravigliosi delle Marche, che è importante poter unire e fare qualcosa. Secondo me quello che si fa, che si dice, si costruisce oggi. Oggi, giorno dopo giorno, diventa domani. Per Montappone un'occasione per mettere in mostra lo straordinario Museo del Cappello, un'eccellenza del territorio. È molto importante per noi anche perché questa conferenza stampa si fa qui all'interno del museo, dove il Museo del Cappello è un po' la nostra storia, la nostra cultura, rappresenta un po' il passato, il presente e speriamo anche il futuro, perché questo non dimentichiamo che in Montappone c'è il museo, ma rappresenta un po' tutto il distretto del Cappello, che è riconosciuto come il più importante d'Italia, non solo d'Italia ma d'Europa, quindi qui si realizza il 75% circa della lavorazione italiana di cappelli. È un festival prestigioso che avrà anche degli appuntamenti qui. Sì, avranno due appuntamenti qui a Montappone, al nuovo teatro che dovrebbe essere pronto per... Abbiamo deciso di fare l'inaugurazione a ottobre e quindi sarà pronto per la prima con Pier Massimo Macchini il 29 novembre e il 7 dicembre con Federico Buffa, che ci racconterà di Michel Platini. Quindi sono due appuntamenti molto importanti, dove si prevede il sold out per tutti e due gli appuntamenti, quindi se c'è qualcuno ancora interessato, ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili, quindi questo è, diciamo, gli appuntamenti nostri per quest'anno di Festival Storia.
un inizio tutto in rosa per un festival che vuole continuare a crescere. Noi siamo molto felici di aver aderito a questo Festival Storie perché è il festival giusto per raccontare personaggi che in qualche modo hanno fatto grande anche la nostra regione. Noi nello specifico ad Ortezzano avremo Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica, donna che ha sempre superato se stessa e che continua sempre ad imporsi nuove sfide nello sport e nella vita. E poi avremo Natasha Stefanenko, una donna che lavora nel mondo della moda e dello spettacolo e lo fa vivendo a Sant'Elpidio a Mare, quindi in un paese della nostra provincia e inoltre ha anche scritto un libro in cui racconta se stessa e anche la grande difficoltà di avere tanti affetti in un paese lontano dal nostro. Sindaco, ci sarà Marco Re, ma ci saranno anche tanti altri personaggi di grande spicco per un festival che sta crescendo in tutti i sensi. Il festival è una certezza, siamo alla quarta edizione, ma questo festival è partito da un'iniziativa di Belmonte Piceno, in cui abbiamo fatto una stagione teatrale in un comune piccolissimo come Belmonte, con un teatro da 98 posti e il primo anno abbiamo avuto 95 paganti di media. Ci siamo resi conto che era un qualcosa che poteva funzionare e con la collaborazione di Manu Latini e di Progetto Musico abbiamo allargato ad altri comuni. La famiglia sta crescendo e quest'anno è arrivato al top per quest'anno, ma come dire, la stagione teatrale migliore sarà sicuramente la prossima. Quest'anno non solo sono orgoglioso di poter ospitare Neri Marco Re, che è un amico di Belmonte Piceno e si racconterà dall'A alla Z, e quindi sono ben contento di rivederlo e di fare una chiacchierata nel nostro millenario borgo. E questo festival riesce a metterci insieme come comuni, ma anche a raccontare le storie del singolo comune e riusciamo con questi eventi anche a far conoscere le nostre eccellenze, nel caso di Monte San Martino i politici, i famosi politici di Carlo e Vittorio Crivelli, ma anche le eccellenze enogastronomiche. Sicuramente sono degli eventi di qualità, 12 comuni, fondazioni, province insieme, e questo è un progetto unico per la nostra regione. E per voi ci saranno degli appuntamenti interessanti? Sì, avremo ad ottobre Sergio Muniz, un grandissimo attore, e a dicembre avremo Andrea Zorzi, uno dei nostri campioni della pallavolo degli anni 90.